riscatto dell'Atletico Veroli allo storico stadio Tomei di Sora contro la squadra di casa. La squadra giallorossa rimonta lo svantaggio iniziale e va alla fine a vincere per 3-1. Gara bella, ricca di episodi e divertente, giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Pronti via i bianconeri subito in vantaggio con un'azione che parte dal basso e si sviluppa a centrocampo con un'azione di prima tra Capobianco, Bruni e Careni. Colpo di tacco di Careni per Capobianco che fornisce un assist per Ferri che spara un bolide da fuori che il portiere Fremonte non trattiene. Difesa sguarnita e per Careni è facile ribadire in rete. Grossa occasione al settimo per l'Atletico Veroli con Andrea Fiormonte che tenta di entrare in area ma viene trattenuto da Gismonti, ma purtroppo l'arbitro non vede. Grossa occasione al 14° per il Veroli con un rimpallo di Pomente che va a servire Mastroianni che prova un tiro dal vertice destro dell'area ma Parravano neutralizza. Al 20° lungo lancio del portiere Parravano respinto da Bartolomucci che viene anticipato da Ferri. Assist sulla testa per Marini che si accentra saltando per Cipalli ma il suo gran tiro viene neutralizzato da bravissimo Lorenzo Fiormonte. Al 31° occasione per Ferri che spara però alto. Al 35° recupero palla di Careni a centrocampo che serve Bruni sulla destra, che scartando Bartolomucci si accentra e prova un tiro a rientrare che va fuori di poco. Sora sfortunato. Al 38° bella azione del funambolico Marini. Dalla propria area salta quattro avversari e serve Maltesi a centrocampo che verticalizza per Gismondi, il quale però si allunga troppo il pallone. L'Atletico Veroli però cresce e dal 39° arriva il pareggio. Lo Zar Capogna dalla tre quarti pesca sulla parte opposta in aria il biondo Pagliarella che con un destro a volo mette in rete il pallone dell'1-1. Grande la gioia dei tifosi veronani e il primo tempo finisce in parità. Ad inizio ripresa calcio in angolo di Marini, gran colpo di testa di Sera e Fiormonte devia in angolo. Sull'angolo successivo Bartolomucci toglie una palla pericolosa vicino alla linea di porta, con palla poi che viene spazzata via. Al 49° Maltesi ruba palla a centrocampo e semina il panico in difesa. Poi con la collaborazione di Gismonti serve palla a Marini che viene anticipata all'ultimo da Bartolomucci che devia in corner. Due minuti dopo fallo laterale che serve Favo in area che resistendo a Capogna prova una conclusione che viene deviata in due tempi da Fiormonte. Al 54° cross per Sera in area. Assist per l'accentrato Careni che sfiora in vantaggio Sorano alla destra del portiere. Il Veroli insiste ed al 59° passa in vantaggio. Coratti, servito da Capogna, dà al centro per Perciballi che sceglie alla parte opposta il biondo Pagliarella che viene aiutato da Bartolomucci. Dai e vai tra i due ed alla fine è un cross di Pagliarella che serve Mastroianni a posare in area piccola che di destro al volo mette in rete il meritato vantaggio verolano. Pronta risposta del Sora alla ripresa del gioco, quando viene servito Fava sulla sinistra che saltando Fiormonte si accentra e verticalizza per Careni che saltando un difensore prova a battere Fiormonte ma il suo tiro finisce sul fondo. Al 63° un rilancio di Fiormonte serve Pagliarella appostato sulla fascia sinistra, il quale avanzando verticalizza per Saccoccia che entrando in area sfiora il tris con una conclusione deviata in angolo da Parravano. Al 68° il Veroli cala il tris, Pomente sulla fascia ruba palla e taglia al centro per Saccoccia che dal limite anticipa il portiere mettendo in rete il pallone del definitivo 3-1. E a
azione del Soro al 70esimo. Marini dalla destra taglia per Fava in area, che si accentra provando la conclusione, ma con la Pietro devia in alto. All'82esimo Atletico Veroli in 10 per l'espulsione di Leonardo Mastrantoni, entrato da appena 5 minuti per questo ingenuo fallo da dietro, punito con rosso dall'arbitro. Sora al rimbalzo finale e su calcio d'angolo all'84esimo Bruni ci prova in rovesciata. A sua volta il Veroli all'occasione del 4-1 all'86esimo con un lungo lancio di Fiormonte allungato da Mastroianni di testa all'indietro che serve Saccoccia che si fa ipnotizzare da Parravano mandando su fuoco. La Vissora sfrutta le ultime energie con Gismondi che dalla sinistra crossa a centro area Peccareni che sbaglia l'impatto col pallone. Scambio di ruoli al 90esimo quando è Careni dalla destra che crossa a centro area per Gismondi che calcia di prima intenzione, respinta di Fiormonte e poi Venditti allontana, inutile il tiro da lontano di Maltesi. Si chiude dopo 4 minuti di recupero una bella gara giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Vissora sicuramente sfortunato, ma l'Atletico Veroli ha avuto il merito di reagire al gol preso a freddo e di ritrovare i giusti equilibri, andando a rimontare ed a vincere la partita. Testa ora al derby di domenica prossima contro la Bovillense guidata dal veroano Marco Di Rienzo, in una gara che prometterà sicuramente spettacolo. E con questo saluti dal vostro sempre vostro Gianluca Franconetti.